Essere con noi, grazie di aver scelto uno, il museo di Fabio De Lillo, ci è venuto a trovare un amico, nel senso che veramente un amico, lo conosco già da un po', Alessio Molla, che su Instagram tu mi trovi come Alofacose. Segna, importante. Segna, io ti seguo già, te lo devo segnare. Mi domando perché è venuto qua praticamente solamente a cercare dei followers, ecco, diciamo. Sono venuto dai re. Alessio l'ha detto, io l'ho conosciuto, ma soprattutto condivido come fatto di aver fatto entrambi gli animatori turistici per la ventesima agenzia, e da lì sono scattati i ricordi e soddisfazioni dei tempi che furono. No, altro che, ma poi insomma sono quei racconti che bisogna un po' celare. Facciamoli bene, bravo, come le live invece? Ma loro erano insieme in stagione. Ci pensavamo. Sarebbe stato carino vedervi insieme, però. Esatto. Fare qualcosa. Io peraltro lì avevo sempre i capelli pesciati, un'immagine orribile da ricordare. Come Cesare Cremonini. Esattamente, qualcosa di grande. Detto questo, tu ci hai guardato un listone, sì, di cose che sono successe nel 2023. Io dividerei perché sono successe un sacco di cose. Sì, io ho cercato di portare, sai, quelle 4, 5, 6 cosine che ci sono rimaste in testa. Ok, chiedo a Diogo Petta di mettere una basetta, qualcosa che vada anche un po' a raccontare, qualcosa tipo, come si chiama, intervallo, la musica per la venerina? No. Benissimo, no. Se la trova Diego va bene. Cosa è successo in questo 2023? Allora, intanto volevo rassicurare tutti che come sempre è stata l'estate più calda con le temperature più alte mai registrate. Così, dico una cosa, quella del 2024 sarà quella più calda ancora. È un veggente, è un veggente. Non sta giusto, sembra. Poi ovviamente mi piace ricordare che il Napoli ha vinto lo scudetto, perché insomma hanno festeggiato un pochino. Leggermente. La minima. Sai che io appunto sono di Napoli, ma non sono tifoso del Napoli da mai, prima che mi offendiate. La cosa simpatica è che prima ancora che vincesse lo scudetto il Napoli, la città era già barata a festa, era favolosa. Già da 2 settimane. Già da 2 anni. Sì, aspettavano, giustamente, ci sta. E poi c'è un'altra frase che mi è rimasta in testa da tutto l'anno, che è dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Questa, però vi farò con la mimica facciale, vai. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Ok. Non me la ricordavo proprio così, ma va bene. Poi, cosa è successo qua? Poi siamo stati invasi da una specie non autoctona che però ha portato il granchio blu. Il granchio blu. Che sai che a un certo punto io pensavo che il granchio, un vero granchio blu, fosse, sai, quello nobile, il sangue blu appunto. Invece era una specie infestante, giusto? Assolutamente sì. Anche se devo dire, molti chef italiani adesso stanno rivisitando per nuove ricette del granchio blu. Quindi è il classico caso di problema che poi ti risolve un problema. Lei vuole un'insalata di granchio blu, ma che è successo questa roba qua? Se nel 2023 non bordello è successo. No, zero. No, poi dai, diamone un'altra. Vai, allora te ne do ancora una per questo blocco qui, che parla dei Jalis. Sì, che ovviamente, ragazzi, non possiamo non avvicinarci, salutare Jalis, che se non sbaglio per il 27° anno di fila sono stati cassati da Sanremo. Esatto. Mi aspetta, come all'inizio sull'estate più calda, e posso dire l'anno prossimo, 2024, sarà il 28°. L'anno seguente. State con me che ce ne sono ancora un po' di cose da commentare. Qui sono la 101. Anche Filisa, qui insieme a Shakira, Don't You Worry, alle 18:35 minuti, diretta live da Christmas Magic con il Musazzi Fabio De Vivo e con il nostro amico Alofacose su Instagram, Alessio Molla, che appunto è venuto a portarci un po' di cose che sono successe in questo 2023. Ciao Alessio. Musica Alessio. Mi piace moltissimo, tra l'altro io passavo qua fuori, mi ha detto che serve un terzo Bonazza. E a quel punto mi sei guardato e hai detto, chi sono io per dire no? Ci mancherebbe altro. Esatto. Allora, per le tante cose successe in questo 2023, che è stato, come sempre, un anno pregno di news e fatti, cos'è che c'è ancora da ricordare? Andiamo una sola o te ne dico due? No, lo sparo, l'altra metà. Allora, intanto cominciamo col fatto che finalmente qualcuno ha distrutto un pacco dell'Ariston. Noi da tutte le parti, è stato Blanco, lo ricordo. Grazie. Sì, me lo ricordo benissimo, io sarei quello che ho sempre. Un grande fan di lui, per quella settimana lì, Giude Battenti. Sì, esatto, non esisto, per quei 5 giorni io non esisto per nessuno.
Si vede proprio dall'espressione. No, ma è vero, guarda che questo è il pregio a volte. Posso dire determinate cose, tanto dico nessuno mi crederà, poi la verità invece. Si spalga tanti problemi in questo modo. Poi c'è stato un periodo fantastico di quest'anno dove sembrava che se avessimo cominciato ad utilizzare dei termini stranieri sarebbero fioccate delle grandi busse. Io l'avrei fatto, non capisco perché diamo il libero arbitrio alle persone di poter dire ho una call. Ho una call, ho una chiamata, cos'è una call? Vabbè, una situation, la location. Io accetto solo weekend come termine in inglese. Quindi abbiamo un meeting, non si può dire. No, abbiamo una riunione. Poi sulla prossima cosa invece ho bisogno del sostegno vostro, che siete solare. Non ricordavo proprio che cosa fosse. Appaglieie braso. Ma sembrava una roba tipo, sai quella che dice che schiacchi stasera? Sì. Puffa! Okay. Ecco, che e sembrava quello che sostituiva, più moderno, più. Ma è un trend TikTok che è un trend di TikTok, sì, sì, è trend di TikTok. A proposito di trend di TikTok, non possiamo non parlare anche di Barbie, perché è stato un successone rosa che ha riempito le pagine. Ma tu l'hai visto, Alessio? Io l'ho visto, sì, l'ho visto perché avendo due figlie femmine. Io non ancora. Però sì. Perché dovrei fare prima due figlie femmine. Stasera farò dei miei video. Sì, è detto più rosa e candito che portati un sacchetto di sale. Se mi va bene, fra 9 mesi vedrò Barbie. Pensa che io invece voglio vedere Oppenheimer, ma non posso emulare lui perché è figli maschi. No, non posso emulare ciò che ha fatto lui per poterlo vedere. Poi ne ho ancora due. Una notizia che ha sorpreso un po' tutti quanti ed è stato l'outing di Federico Fashion Style, che nessuno si aspettava. Poi ho l'ultima, forse la più importante di tutte, perché quest'anno nel 2023 festeggiamo un contratto a tempo indeterminato finalmente di una persona, Re Carlo, finalmente è riuscito a diventare re. Lo stage più longevo al mondo. È riuscito, però è vero, era in apprendistato, è stato per 60 anni in apprendistato. Finalmente. 70 adesso al posto fisso. Grande Carlo. Se avete voglia, seguitemi questo ragazzo sui social, su Instagram, Alo fa cose, poi ci dice anche tante altre, e a quel punto ci dividete voi. Qui su R101, 18:42 minuti, ci ha raccontato il nostro ospite Alessio Molla. Lo fa cose, un po' di cose che appunto sono successe in questo 2023. Alessio è anche papà, in qua davanti c'è sua figlia di un anno e due mesi che praticamente si è innamorata di una. Non è assolutamente vero. Sì, ma non è vero. Ma quello è molto, molto bello, molto carino, che ha la faccia disegnata di Quick Kiss. Forse è quello. Sono appena scappati comunque. Allora, signore. Dimmi che sei un papà meglio italiano senza dirlo. E l'altra dov'è? C'è la fidanzatina per le parti. Senti questa cosa. Cioè già c'ho l'ansia io di sti anni che arriveranno. Almeno devi diventare almeno ancora 10. Vale, vai fuori e fai sentire l'autorità alle tue figlie. Sì, infatti, questo padre mi schiacciano sempre. Dai, ti lascio salutare. Grazie a tutti, innanzitutto ragazzi, grazie dell'ospitalità, vi seguo sempre, ovviamente conto prima o poi di essere qua con voi per merito. Mi vuole spodestare. No, unirmi, perché secondo me i due diventano in fisso. Beh, poi facciami approfittare il microfono anche per fare tanti auguri davvero a tutti quanti, che sia stato un bel Natale, ma soprattutto che l'anno che arriverà. Aspetta, quello lì è un bacino quello che ha dato. Ciao Ale! Ciao Ale, grazie! Ciao.